Tempi difficili, molti incontri previsti sono saltati, anche quello che pensavo di fare sui colori della fraternità. E non potendo fare degli incontri di persona, vista la situazione Covid, abbiamo pensato di proporvi alcuni video su testimonianze di fraternità pur nella fragilità. Quanti proverbi africani parlano di fraternità? Non so, un dito solo non può lavare la faccia, un solo filo di paglia non pulisce il cortile, il fumo non va da nessuna parte senza il vento, una liana sola non fa la foresta. Se vuoi arrivare primo, corri da solo, ma se vuoi arrivare lontano, allora cammina assieme. Poi ci sono tantissime favole molto interessanti che parlano di fraternità. La sapete quella degli animali che si radunano perché la foresta brucia? O i pesi per l'oro degli Akan? Per esempio, i coccodrilli incrociati, uno va a destra, l'altro va a sinistra, ma hanno la stessa pancia. O non solo in Africa, ma in ogni parte del pianeta si sottolinea l'importanza della fraternità. Se vuoi vivere a lungo, mangia la metà, cammina il doppio, ridi il triplo e ama tutti e sempre. Proverbio cinese. Così vogliamo proporvi alcune testimonianze di fraternità nella fragilità. Dalla Costa d'Avorio al Niger, al Togo, alla Liberia, ma anche qui da noi a chilometro zero. Quanto è bella la fraternità, pur nelle nostre fragilità. Tutti i colori della fraternità nella fragilità. E il primo video che vi presentiamo è interessantissimo. La fraternità in catene. Padre Pierluigi Macalli, da poco liberato, ci parla della sua esperienza di fraternità nei 2 anni di prigionia nel deserto. Buona visione e buona missione. Le formiche hanno detto: mettiamoci insieme e riusciremo a sollevare l'elefante. Anche questo è un proverbio africano.